Foggia TV, canale 99 del digitale terrestre e streaming sul sito www.foggiatv.tv. Seguici anche sulla nostra pagina Facebook. Info 0881 75 16 32, WhatsApp 351 15 45 118. Foggia TV, la capitanata, i suoi protagonisti. Per noi di Rivella le cose più buone sono quelle più semplici. Per questo dal 1890 tutti i nostri prodotti sono preparati con ingredienti genuini e di alta qualità, sempre con grande rispetto per l'ambiente. Rivella, passione mediterranea nel mondo. Ultimo giorno del mese di agosto dell'anno 2021. Grazie per l'ascolto e la visione del nostro telegiornale. Vediamo i titoli di apertura di oggi. Gino Lisa, primi voli nel nuovo anno, indagini di mercato in corso, tutto legato all'emergenza sanitaria. A gennaio il trasferimento della piena attività della Protezione Civile. L'orbitale in dirittura d'arrivo, proseguono i lavori nei tempi previsti, mancano gli ultimi due tratti della nuova tangenziale, ma Iniero, ex consigliere comunale, mette in dubbio l'utilità dell'opera. Marijuana, medi sul Gargano, fenomeno della produzione locale, tantissime le coltivazioni illecite, scoperta un'altra piantagione con 300 piante. Sparatori a Foggia, colpi di fucile in pieno centro nei quartieri settecenteschi, un uomo ferito alla gamba. Curcio, capitano fino al 2023, Canonico annuncia l'accordo con l'attaccante, ieri sera in diretta con Zafò. Sono le grandi opere che aspetta da tempo la città di Foggia per migliorare la qualità della vita. Tra le tante grandi opere c'è il Gino Lisa. I lavori sono stati completati per allungare la pista, adesso si sta cercando di catturare l'interesse delle compagnie per il decollo, per il primo volo da Foggia verso Milano. E poi c'è la viabilità, proseguono regolarmente i lavori per la realizzazione della nuova tangenziale, la cosiddetta orbitale, siamo in dirittura d'arrivo, e poi ci sono le strade da fare. E qui abbiamo 3 dei 100 milioni di euro che sono stati stanziati dalla Regione per fare tutte le strade di Foggia. Progetti da presentare entro settembre e il grande cantiere delle strade si dovrebbe aprire entro l'anno. Ecco, speriamo di sfruttare questa grande opportunità. Ma cominciamo dal Gino Lisa. Quando si tornerà a volare da Foggia? Probabilmente nei primi mesi del nuovo anno. Nostro servizio. Scongiurano la mancanza della volontà politica, spesso addebitata, e confermano le progettualità per lo scalo foggiano. Dal vertice della Regione Puglia assicurano che dal Gino Lisa si tornerà a volare. Quando? Ancora non si sa, perché il momento è difficile e l'interesse delle compagnie è scarso per l'emergenza sanitaria in corso. Il Covid ha dimezzato i passeggeri in tutti gli aeroporti italiani. È comunque molto incoraggiante la ripresa registrata nel periodo estivo, con il record di presenze nelle località balneari della Puglia. I primi contatti con alcune compagnie aeree interessate al Gino Lisa, più che altro indagini esplorative, ci sono state. Tutto è da verificare, l'analisi è inevitabile con la lotta alla pandemia ancora in corso. Intanto lo scalo foggiano è operativo dalla fine di luglio e a gennaio sarà trasferita la piena attività della Protezione Civile. Il Gino Lisa di Foggia è stato destinato anche per vocazione logistica ad attività di Protezione Civile oltre che ad attività di traffico civile. Presso l'aeroporto Gino Lisa di Foggia è presente
la centrale unica 112, una delle tre CUR regionali per le quali si è in attesa delle assunzioni del personale che interverrà nel corso dell'anno, e prevedibilmente a partire dai mesi di gennaio 2022 questa entrerà in funzione. Pandemia permettendo, gennaio potrebbe essere il primo mese utile per riprendere i voli dal Ginolisa. Con l'arresto della diffusione del Covid e il ritorno alla normalità, decolleranno aerei anche da Foggia. Adesso andiamo a vedere come proseguono i lavori per la realizzazione della tangenziale, la cosiddetta orbitale, un'opera da circa 50 milioni di euro. Siamo anche qui in addirittura d'arrivo, perché mancano soltanto due tratti da realizzare. Facciamo il punto della situazione con Roberto Parisi e sentiamo nel servizio anche le perplessità espresse dall'ex consigliere comunale Giuseppe Mainiero sulla utilità dell'opera. Proseguono i lavori per il completamento del primo lotto dell'orbitale, un progetto nato più di 10 anni fa, quando fu data a Foggia la possibilità di inserirsi in un piano più ampio di investimenti nazionali. All'epoca fu chiesto di presentare un progetto utile, necessario, di proiezione per uno sviluppo della città, non di ridisegnare i connotati urbanistici. Però Foggia puntò, come accade spesso da decenni, a lavori nel campo dell'edilizia e 30 milioni di euro di investimento. Nelle ultime ore abbiamo voluto verificare lo stato dell'arte, riscontrando che resta da collegare via Ascoli con via Gioberti e via Castelluccio. Non poco, ma i lavori potrebbero essere completati nei tempi previsti. Ma era necessario sprecare questa opportunità di utilizzare fondi per realizzare l'orbitale? Sulla questione è intervenuto Giuseppe Mainiero, già consigliere comunale di Foggia, che ieri su Foggia Posta ha sottolineato come il progetto dell'orbitale del primo lotto in questo caso non era indispensabile. Quando fu data questa possibilità, avremmo dovuto farci trovare pronti, continua Mainiero, con un progetto più in prospettiva per lo sviluppo economico della città, come ad esempio per la creazione di un hub agroindustriale, un rafforzamento per la zona industriale di Foggia. Ci sono finanziamenti anche per il mondo della scuola e per 4 istituti scolastici. Finanziati i lavori di ristrutturazione per 4 istituti della provincia di Foggia. Il Marconi e il Pascal qui a Foggia, l'Istituto Di Maggio a San Giovanni Rotondo e il Fazzini a Vieste. Il finanziamento complessivo è di 400.000 euro. I fondi rientrano nel programma nazionale della scuola del Ministero dell'Istruzione. Adesso passiamo alla cronaca. È stata scoperta un'altra piantagione di marijuana, è la quinta nel giro di 2 mesi, ancora sul Gargano. C'erano 30 piante pronte per essere immesse nel mercato della droga sul Gargano. La marijuana non arriva più dall'estero, la coltivano nei campi, bene attrezzati per l'irrigazione, ettari di terreno nascosti da canneti, soprattutto ai piedi del Gargano, produzione locale che incrementa il mercato della droga. Gli ultimi ettari i finanzieri li hanno scoperti in località Schiapparo, pochi chilometri dall'Esina. C'erano 300 piante pronte per essere tagliate ed essiccate per la preparazione di dosi. Ne avrebbero ricavate 30.000 per un giro di affari di oltre 200.000 euro. La piantagione di cannabis era nella riserva nazionale statale del Lago di Lesina. Nel campo, intento ad innaffiare e curare le piante, i finanzieri della tenenza di San Nicandro Garganico hanno trovato un uomo di San Marco in Lamis con precedenti penali, sorpreso in flagranza di reato, ha tentato la fuga ma è stato subito fermato. Le 300 piante di marijuana sono state estirpate e distrutte. L'operazione antidroga rientra nel piano della Guardia di Finanza che negli ultimi mesi, nel vasto territorio del Gargano, ha scoperto altre 5 piantagioni di marijuana che sul mercato avrebbero portato 2,5 tonnellate di piante. È stato arrestato un giovane a Vico del Gargano. A far scattare le manette è stato il padre del giovane, che gli chiedeva denaro, 50 euro al giorno, sotto la minaccia di morte. I carabinieri hanno accertato il reato tra giugno e agosto.
dell'anno in corso. Il padre sarebbe stato costretto a consegnare al figlio, con precedenti penali, circa 600 euro. C'è stato un arresto anche a Manfredonia. Si tratta di un giovane di 20 anni, trovato in possesso di cocaina. Il giovane era stato fermato dai carabinieri a bordo di una Lancia Delta, ha tentato la fuga ma è stato bloccato dai militari. Dettagli della sparatoria registrata ieri sera a Foggia nei quartieri settecenteschi. Un episodio al vaglio dei carabinieri che stanno cercando di comprendere il movente del ferimento del 39enne ricoverato al Policlinico di Foggia. Il fatto è accaduto ieri sera intorno alle 21.30 in pieno centro del capoluogo dauno, quando la vittima è stata raggiunta ad una gamba da un colpo di fucile a pallini. L'uomo è stato subito soccorso. A seguito di una segnalazione sono giunti sul posto i carabinieri, che però non hanno trovato il bossolo esploso, così come non era più presente la persona ferita raggiunta dopo in ospedale. Al momento non risultano esserci altre persone coinvolte. Il 39enne è stato dimesso ed è in buone condizioni. Non avrebbe fornito spiegazioni agli investigatori o possibile motivo dell'agguato. Potrebbe essere stato un avvertimento, un'azione per questioni personali o altra causa al vaglio degli inquirenti. In queste ore si lavora per visionare le immagini di videosorveglianza della zona per cercare di individuare l'autore dell'aggressione. Questa settimana qui a Foggia il tradizionale mercato del venerdì non si svolgerà di venerdì, ma è stato posticipato al giorno dopo. Dunque si svolgerà il mercato sabato 4 settembre. Perché? Perché il venerdì, il 3 settembre, ci sono i test di ammissione alla università nella stessa zona e i commissari straordinari al Comune di Foggia hanno deciso di posticipare il mercato a sabato. Dunque attenzione a questa settimana. Il provvedimento naturalmente riguarda soltanto la settimana in corso, poi l'altro venerdì si tornerà alla regolarità. Aperta oggi a Parma l'ennesima edizione di Cibus. Si tratta di una vetrina nazionale del food, presenti diverse aziende della Capitanata, tra le tante Rosso Gargano, con proposte innovative e interessanti. Sentiamo il direttore commerciale dell'azienda, Giuseppe Stasi. Oggi è un giorno molto importante per la nostra azienda, perché presentiamo la Passata in Vetro, che dopo un anno di gestazione finalmente è venuta alla luce. Siamo molto contenti di questo prodotto. Si tratta di pomodoro pelato lavorato soltanto da fresco e verrà lavorato soltanto nei mesi di agosto e settembre, appunto, che come diciamo sono i mesi migliori per mettere in vetro questa referenza. Allora, il packaging nasce dall'idea di rivisitare quello che è sempre stato il DNA di Rosso Gargano, e quindi il prodotto posizionato in latta. Così è nata questa idea di trasformare una latta di alluminio in un grande barattolo di vetro che ricordasse appunto il nostro DNA. E diciamo che esteticamente è un prodotto che sicuramente si fa piacere dal consumatore, oltre naturalmente a quello che poi sarà il prodotto reale, cioè la passata, e speriamo che incontri assolutamente i gusti dei consumatori che decideranno di comprarlo. Con la ripresa delle produzioni sportive è partita praticamente la nuova stagione televisiva della nostra emittente sul 99 del digitale terrestre di Foggia TV. Tra poco riprenderemo a pieno regime per completare il palinsesto con le trasmissioni dedicate alla politica, all'attualità, alla cronaca, e quest'anno abbiamo il debutto sul 99 di Mickey De Finis con il suo Chiaro di Luna. Dunque c'è un altro appuntamento di politica da seguire nel corso della settimana. E tra qualche giorno riprenderemo a costruire il telegiornale insieme a voi, così come facevamo fino a qualche mese fa, con la rubrica Ditelo a noi. Le telefonate in diretta, senza filtro, per segnalare disservizi, per raccogliere il vostro parere, per consegnare un elemento di valutazione a chi ha le redini del governo tra le mani. Ma quest'anno abbiamo una novità. Praticamente abbiamo il video.
E noi gireremo tutta la città di Foggia, ogni mattina. Le nostre telecamere, ecco, saranno a vostra disposizione e cominceremo proprio domani mattina. Domani mattina le nostre telecamere saranno in via d'Addedda, all'altezza del civico 73, insomma, da quelle parti, sul grande viale. Potete avvicinarvi alle nostre telecamere, sedervi tranquillamente e in un minuto e mezzo esprimere il vostro parere o segnalare il vostro disservizio, così come fate quando ci telefonate in diretta. E quindi sentiremo il vostro giudizio su come stanno andando le cose, nella speranza, ripeto, di consegnare un elemento di valutazione in più a chi governa la città di Foggia, e purtroppo per 18 mesi a governare Foggia saranno i commissari straordinari. Dunque, ripeto, domani mattina dalle 9 alle ore 10 in via d'Addedda le nostre telecamere registreranno i vostri interventi che poi pubblicheremo nel corso del nostro telegiornale. Adesso la pagina sportiva. È finita la telenovela di Curcio, sarà capitano del Foggia fino al 2023. L'annuncio dell'accordo trovato con il fantasista è stato dato in diretta ieri sera nel corso della trasmissione Zafò condotta da Lello Scarano. Ci aggiorna Tiziano Erichiello. Archiviato il pareggio con il Monterosi, il Foggia torna a radunarsi questo pomeriggio per preparare la gara dello Zaccheria di domenica prossima con il Potenza, che proprio ieri sera nel posticipo ha imposto il pareggio al Bari al Viviani al termine di una gara ben giocata dai rossoblù di Gallo. Raduno alle 17.30 allo stadio per cominciare la settimana di lavoro che ha in programma una doppia seduta di allenamento nella giornata di domani, al mattino giovedì e ancora doppia seduta venerdì prima della rifinitura di sabato mattina. Ma oggi chiude anche il mercato calciatori, che questa sera vedrà calare il sipario sulla sessione estiva, con il Foggia che non ha impellenti obblighi di chiudere ulteriori trattative se non magari quella di riempire la casella vuota di un eventuale under, un 2002 per intenderci. Sembra essersi raffreddata la trattativa che porta all'esterno di attacco Andrea Di Grazia, da più parti accostato al Foggia, e che da Sponda Pescara fino a ieri davano per certo partente verso il club del presidente Canonico. Trattativa raffreddata soprattutto dopo la conferma ufficiale di Alessio Curcio, ancora in rossonero, che ha rinnovato il suo accordo con il sodalizio di Viale Ofanto fino a tutto giugno 2023. Così come riferito in diretta proprio dall'imprenditore barese, è intervenuto ieri sera nel corso di Zafò con Lello Scarano, andato in onda dagli studi di Foggia TV. E come già riferito ieri, Curcio rappresenta probabilmente il vero colpo di mercato dei rossoneri con Pavone e Zeman, fermamente convinti delle capacità tecniche dell'ex juventino. La rosa a disposizione del Boemo è completa e offre la doppia alternativa per ogni ruolo, e quindi ora toccherà al tecnico assemblare il miglior 11 da mandare in campo. Contro il Potenza ci si attende qualche passo avanti ulteriore sotto il profilo della manovra e della spinta, con una formazione capace di essere lucida e pronta fisicamente nell'intero arco dei 90 minuti, evitando errori nella fase di impostazione del gioco per non regalare nulla agli avversari. A Viterbo si è visto un Foggia dai due volti, lento e prevedibile nella prima frazione di gioco e veloce e padrone nel secondo tempo, dove ha imposto per lunghi tratti il proprio calcio al Monterosi, ma che poi è stato evanescente negli ultimi 16 metri. Ed è su questo aspetto che bisognerà lavorare molto, mentre a sorpresa il reparto che sembra essere già in palla, e con Zeman è un aspetto da non trascurare, è quello di difesa, che in 180 minuti tra Coppa e campionato è ancora imbattuto. Settembre è il mese ideale per fare un salto nei piccoli paesi delle aree interne, dunque sui Monti Dauni, e seguire ancora gli ultimi eventi programmati per l'estate. È stato definito il programma della quarta edizione del Salotto di Paglia a Pietramonte Corvino, appuntamento culturale che si incastra nel cartellone di Terra Vecchia Festival in corso nel piccolo comune. Si annuncia molto interessante il dibattito di domenica prossima nel Palazzo Ducale, con la conduzione del direttore dell'Attacco, Piero Pacello. Parteciperanno Domenico Gambacorta,
consigliere del Ministro del Sud per le strategie delle aree interne, Fiorello Primi è il presidente dei borghi più belli d'Italia, Aldo Patruno, direttore cultura e turismo della Regione Puglia, Nicola Gatta, il presidente della provincia di Foggia, Giuseppina Antonacci, presidente ITST Puglia e Michele Sementino, che è il sindaco di Vico del Gargano. Rivediamo i titoli delle principali notizie che abbiamo trasmesso. Gino Lisa, primi voli nel nuovo anno, indagini di mercato in corso, tutto legato all'emergenza sanitaria, a gennaio il trasferimento della piena attività della protezione civile. L'orbitale in dirittura d'arrivo, proseguono i lavori nei tempi previsti, mancano gli ultimi due tratti della nuova tangenziale, ma Iniero, ex consigliere comunale, mette in dubbio l'utilità dell'opera. Marijuana, medi sul Gargano, fenomeno della produzione locale, tantissime le coltivazioni illecite, scoperta un'altra piantagione con 300 piante. Sparatori a Foggia, colpi di fucile in pieno centro nei quartieri settecenteschi, un uomo ferito alla gamba. Curcio, capitano fino al 2023, Canonico annuncia l'accordo con l'attaccante, ieri sera in diretta con Zafò. Grazie per l'ascolto. Adesso vi lascio alla replica del primo numero del nuovo anno di Zafò e dunque sentirete ancora il presidente Canonico. Buona visione. Per noi di Livella le cose più buone sono quelle più semplici. Per questo dal 1890 tutti i nostri prodotti sono preparati con ingredienti genuini e di alta qualità, sempre con grande rispetto per l'ambiente. Livella, passione mediterranea nel mondo.